Buongiorno e bentornati in diretta, questa volta non più dalla cattedrale di Arezzo ma da Palazzo Cavallo, sede del Comune. Sta per prendere inizio, dopo la messa presieduta dall'arcivescovo Riccardo Fontana in Duomo, una cerimonia che prevede una serie di interventi in occasione del 70° anniversario della liberazione di Arezzo. Prenderanno la parola il sindaco Giuseppe Fanfani, il presidente della provincia Roberto Vasai, l'arcivescovo Riccardo Fontana e un rappresentante delle associazioni partigiane combattentistiche. Verrà anche proiettato il saluto del brigadiere Harry Brooke, primo militare dell'esercito inglese ad entrare in Arezzo. Ricordiamo che nella sola provincia di Arezzo persero la vita nelle stragi nazifasciste quasi 1000 persone. Tra i caduti in quel periodo ci sono anche 34 sacerdoti rimasti fino all'ultimo a fianco della propria gente. Un tributo di sangue che è valso a questo territorio la medaglia d'oro al valor militare. 1267 sono stati i militari alleati caduti nel nostro territorio e 729 quelli seppelliti nel cimitero di Arezzo. Tante le celebrazioni in occasione di questo 70° anniversario. Ricordiamo l'iniziativa promossa dalla diocesi di Arezzo Cortone e San Sepolcro in collaborazione con il comune di Arezzo, ovvero l'importante convegno svoltosi il 18 giugno scorso proprio qui nella sala del Consiglio Comunale di Arezzo. Al centro dell'incontro il ruolo del clero nelle diocesi di Arezzo, di Cortona e di San Sepolcro, tra impegno umanitario e valori civili negli anni che vanno dal 1943 al 1944. Tra le relazioni ci sono state quelle di Andrea Ciorte, che è insegnante di storia ecclesiastica, che ha illustrato le vicende di San Sepolcro, quella di Mario Parigi dell'Accademia Etrusca, che ha parlato di ciò che avvenne nel cortonese, e infine quella di Ivo Biagianti dell'Università di Siena, che aveva approfondito ciò che avvenne nel territorio di Arezzo. Questa mattina alle 8 sono partite proprio da qui, dal Palazzo Comunale di Arezzo, delle delegazioni che hanno portato dei mazzi di fiori ai cippi, alle lapidi, ai monumenti, ai caduti. Alle 9 è stata deposta una corona di alloro al monumento che ricorda i 729 caduti al cimitero di Arezzo e alle 9.30, come dicevo prima, la messa presieduta dall'arcivescovo Riccardo Fontana. Appena si concluderà questo momento qui nella sala consiliare del comune di Arezzo, alle 11.30 ci sarà la deposizione di una corona di alloro al sacrario dei caduti in via dell'Anfiteatro. Alle 11.45 in piazza Poggio del Sole al monumento alla Resistenza ci sarà poi la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione di alcune corone di fiori. Il programma della giornata prosegue nel pomeriggio alle 18 con uno spostamento a Indicatore nel cimitero del Commonwealth, con una cerimonia in ricordo dei 1267 caduti alleati nella liberazione del territorio aretino, 37 dei quali sono ignoti, 787 gli inglesi, 20 i canadesi, 27 i neozelandesi, 50 sudafricani, 387 indiani, 5 di altri paesi alleati, di cui ricordiamo uno anche sovietico. Dopo la deposizione delle corone di fiori e la benedizione di Don Santi Chioccioli e di padre William, cappellano militare inglese, arriveranno all'assessore del comune di Arezzo alle politiche internazionali Stefania Maggi e il presidente della comunità provinciale indiana Singh Surinder. La giornata poi si chiuderà questa sera alle 22 in piazza Sant'Agostino con lo spettacolo Le stagioni della libertà Arezzo 1943-44, un reading teatrale con testi a cura di Andrea Bertocci, Francesco Maria Rossi e Silvia Martini. Qui accanto a me abbiamo Michele Francalanci, che ha commentato per noi la diretta dal Duomo della messa presieduta dall'arcivescovo Riccardo Fontana, dove il presule ha ricordato Don Alcide Lazzari, parroco di Civitella, ucciso a fianco dei suoi compaesani, del suo popolo, proprio nella strage nazifascista di Civitella. Ha ricordato anche la figura del vescovo Emanuele Mignone, che nel periodo della guerra rimase nella città di Arezzo senza abbandonarla, e poi la figura di Don Duilio Mengozzi, che è stato riconosciuto dallo Stato di Israele proprio all'inizio di quest'anno come giusto fra le nazioni. A lui è stata
intitolata anche la piazza antistante la chiesa proprio nel paese del Trebbio alle porte di San Sepolcro. Abbiamo, come dicevo prima, Michele qui accanto a noi. Ci puoi commentare brevemente la celebrazione presieduta dall'arcivescovo Riccardo Fontana questa mattina nella cattedrale di Arezzo? Certo Luca, come ricordavi tu è stata una celebrazione particolarmente intensa, in particolare sono stati diversi i punti significativi toccati nell'omelia dall'arcivescovo Riccardo Fontana. Omelia che è cominciata con un riferimento al 32° capitolo del profeta Isaia, lettura del giorno, dove viene disegnato un deserto che simboleggia la cesura con il passato, ma costituisce anche l'impegno per la realizzazione di una civiltà nuova fatta di giustizia e di pace. Poi appunto il riferimento, come ricordavi tu, alle settimane di Camaldoli, dove ci fu la confluenza di tanti giovani da tutta Italia, dove si alternò la consapevolezza della fede, costituita poi con la realizzazione del codice di Camaldoli, che è appunto patrimonio aretino ed è, lo ricordiamo, la prima bozza della Costituzione italiana. Quindi lì furono affermati i principi saldi per l'Italia, furono poste le basi di quella pace che poi è durata fino ad oggi, finora. Proprio i monaci di San Romualdo, i monaci camaldolesi, realizzarono questo servizio. E poi ancora ricordato, come dicevi tu appunto, la figura di Don Alcide Lazzari, importante proprio ricordarlo nell'eccidio di Civitella in Valdichiana, e quella del vescovo Emanuele Mignone, perché che era vescovo appunto della diocesi di Arezzo. Ricordiamo in quegli anni, negli anni del secondo conflitto mondiale, le diocesi erano ancora separate, quindi vi erano tre diocesi, la diocesi di Arezzo, quella di San Sepolcro e quella di Cortona. Fu anche lui un punto di riferimento ideale assieme ai 34 sacerdoti appunto che persero la vita, e ce ne furono poi tanti altri capaci di assistere la gente. Poi è ricordato la figura di Don Duilio Mengozzi, che riuscì a salvare un considerevole numero di ebrei, e lo Stato di Israele appunto proprio di recente lo ha nominato giusto tra le nazioni. E con lui poi tanti altri che hanno vissuto proprio lo spirito delle Beatitudini, il Vangelo delle Beatitudini, che era quello che ha caratterizzato appunto la messa di stamattina in cattedrale. E poi ha ricordato anche con la processione che si è svolta quest'anno del Corpus Domini il suo passaggio, la sua visita proprio al carcere di Arezzo, dove furono barbaramente torturati e poi uccisi Don Giuseppe Tani e Santino Tani. Proprio in conclusione della sua omelia, l'arcivescovo Riccardo Fontana ha fatto anche un riferimento su cosa fare oggi, quindi come portare avanti questi valori del passato, della storia, che vanno ricordati, mai dimenticati, va sempre fatta memoria, memoria che appunto il popolo aretino oggi sta portando avanti anche con queste celebrazioni, con la cerimonia che poi verrà realizzata tra poco qui nell'aula del Consiglio Comunale. Costruiamo, dice, ha detto l'arcivescovo Riccardo Fontana, un'Europa di tutti. Buongiorno. Un futuro a favore dei più fragili e dei più deboli. Ecco, sentiamo Benvenuti. Il vice sindaco Gasperini, che sostituisce l'arcivescovo Riccardo Fontana, che sta per iniziare il suo intervento. Eccellenza, signor prefetto, sentiamo direttamente quelle che sono le sue parole. Rappresentante dell'arcivescovo, autorità intervenute, cittadini, oggi siamo qui per ricordare il passato, ma soprattutto per immaginare il futuro. La liberazione è il punto di svolta della storia italiana del Novecento, rappresenta la chiusura di un periodo drammatico, simbolizzato dal fascismo e dalla guerra, e l'apertura di una nuova fase, all'insegna della pace, della democrazia, della rinascita sociale ed economica del Paese. Non è una svolta solo nei fatti, ma anche nelle emozioni della gente. Dalla disperazione della guerra si passa alle speranze che genera la pace, dal buio del fascismo si passa ai primi chiarori della democrazia. Chi era riuscito a sfuggire alla morte, chi non era dilaniato dal dolore per la perdita di una persona cara, cominciava a vivere di speranze, progetti e sogni. Per 70 anni la liberazione è stata interpretata e vissuta come un evento da incorniciare, cristallizzato nel suo periodo storico, da ricordare con sempre maggiore indifferenza, patrimonio di chi l'ha vissuta e quindi di un numero di persone purtroppo sempre più ristretto.
In questo 70° anniversario noi abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso. Quando dico noi, intendo sostanzialmente tutta la comunità locale. Una 50 di iniziative che in pochi mesi hanno visto protagoniste le istituzioni e le associazioni partigiane, le scuole e le università, sia italiane che americane, i circoli culturali, i gruppi teatrali. L'elenco sarebbe lunghissimo, ma non contano i singoli nomi. Ciò che è importante è che un'intera città sia detta disponibile a riflettere su quello che ha significato la liberazione. E oggi siamo qui per una prima sintesi. Gli insegnamenti della liberazione sono ancora validi, perché i problemi a cui essa ha reagito sono sempre di attualità. Vicinissimo a noi, e penso al Medio Oriente, si continua a uccidere bambini. Papa Francesco, ai primi di giugno, aveva organizzato un incontro senza precedenti nei Giardini Vaticani. Con lui avevano pregato insieme per la pace in Terra Santa il presidente israeliano Shimon Peres e il presidente della Palestina Abu Mazen, ma le preghiere non hanno fermato i massacri. C'è la guerra, ma anche la fame. Profughi continuano ad arrivare in Italia, tentando di sfuggire alla miseria, alle persecuzioni, alle guerre. I focolai di odio sono in ogni angolo del mondo e compromettono il futuro di centinaia di milioni di donne, di bambini e di uomini. Oggi non possiamo quindi ricordare solo la nostra storia. Certamente lo dobbiamo fare, però. Arezzo ha pagato un alto prezzo alla liberazione. Complessivamente sono state 254 le vittime per rappresaglie nazifasciste. Il 6 luglio a San Leo, 4 caduti. Il 24 giugno a Palazzo del Pero, 10 caduti. Il 6 luglio al Mulinaccio, 15. Il 10 luglio a Badicorte, 13 caduti. L'11 luglio a Staggiano e Villa Sacchetti, 11 caduti. Il 14 luglio a San Polo, Pietramala, Molin de Falchi, Vezzano, 65 caduti. Sotto i bombardamenti più rilevanti perirono oltre 300 persone, mentre circa 500 furono i feriti. Le stragi, i rastrellamenti, le uccisioni arbitrarie colpirono chiunque e ovunque. Il 15 giugno 1944, carcere di Arezzo, i prigionieri Sant'Etani, suo fratello Don Giuseppe, il partigiano Aroldo Rossi e altri tre partigiani vennero ricondotti nella cella dopo un tentativo di liberazione per venire massacrati. 23-24 giugno furono la Chiesa Superiore, Palazzo del Pero, Molin Nuovo e Muraglione a subire rastrellamenti e fucilazioni di civili. Nei primi giorni di luglio a Rigutino, Mulinaccio, Fattoria di Badicroce, Mediciano e Staggiano i tedeschi passarono per le armi sfollati, partigiani civili. Infine a San Polo, che abbiamo ricordato l'altro ieri, il 14 luglio, i partigiani feriti e i civili furono portati in un campo nel retro di Villa Gigliosi, requisita dalla truppa tedesca. I civili obbligati a scavare tre fosse dove furono gettati alcuni ancor vivi. I partigiani sotterrati con la testa fuori dalla terra, con cariche di tritolo addosso, poi esplose. I tedeschi impedirono il seppellimento delle 48 vittime. Questa storia non può essere dimenticata, ma deve essere alimentata non solo con il ricordo e con l'impegno, ma anche con la volontà e l'impegno di costruire un nuovo futuro. Tutti quanti abbiamo il dovere di ricordare, ma abbiamo un dovere più grande, e cioè rendere sempre meno grigia, sempre meno violenta, sempre meno cattiva questa nostra terra. Non possiamo ricordare solo la nostra guerra finita, ma impegnarci perché la guerra, ancora attiva vicino a noi, abbia fine. In questo senso la liberazione non è una pagina di storia da aprire e chiudere ogni 16 luglio, è un impegno quotidiano per un futuro migliore, per tutti, come ci ha ricordato stamani l'arcivescovo Fontana, e credo che sia il monito per il futuro, per non consegnare la liberazione solo ad una data da ricordare con retorica. Abbiamo molto da costruire, abbiamo molto da costruire insieme, un impegno quotidiano, un obbligo, un dovere morale per ciascuno di noi, per un vero ricordo della liberazione. Il vero ricordo della liberazione passa da uno sguardo rivolto al futuro, per il bene di tutti e per migliorare la nostra comunità e nel nostro piccolo per migliorare il mondo. Grazie. Passo la parola e precedo con un ringraziamento alla rappresentanza dei lancieri britannici. Passo la parola al colonnello Mark Ridley, che introdurrà il saluto del brigadiere Harry Brooke dei lancieri britannici. Prego, grazie colonnello. Grazie. Illustrissimo signor vice sindaco, illustri cittadini di Arezzo, io faccio parte di una piccola delegazione
di rappresentanti del 16° Reggimento Lancieri dell'Esercito Britannico, venuti qui per unirsi a voi per commemorare la liberazione di vostra amata città avvenuta 70 anni fa. La liberazione della città di Arezzo rappresenta un momento molto speciale nella storia del nostro reggimento, a quel tempo un reggimento corazzato. In quanto siamo stati le prime truppe alleate ad entrare in Arezzo, purtroppo con il passare degli anni sono sempre meno i commilitoni presenti che parteciparono a quelle azioni. Fra questi però c'è sempre il colonnello Henry Brooke, che comandava il primo plotone che entrò in città e che attualmente vive a Londra. Da lì abbiamo avuto un breve intervento da parte sua dove parla della partecipazione delle forze alleate nella liberazione di Arezzo. Il colonnello Henry parlerà in inglese, ma voi potete facilmente seguirlo in quanto avrete da fronte a voi la traduzione delle sue parole. Vi ringrazio per l'attenzione. Ladies and gentlemen of Arezzo, assembled to commemorate the liberation of Arezzo on the 16th of July, 1944. Greetings. 70 years ago, on the 16th of July, I was commanding a troop of 4 Sherman tanks in B Squadron, 65th Lancers, and we were the first Allied troops to enter the city on that unforgettable day. As you know, the battle to liberate your city was long and hard, involving many other Allied troops who should also be remembered. In particular, the rest of the 26th Armored Brigade, the 1st Guards Brigade, and the New Zealanders, all of whom left many of their men who were buried in the beautiful cemetery at Nigatori. In 2011, your mayor, Sindaco Fanfani, on behalf of the city, did my regiment the great honor of receiving a plaque to commemorate our part in the liberation of Arezzo. And we are very proud that this is now mounted by the main entrance of the commune. And in return, you gave me this plaque of number one Arezzo. The city of Arezzo has a special place in the history of my regiment, in the hearts of those still living who took part in the liberation of your great city 70 years ago today. I'm sorry not to be with you all today in Arezzo, but the 65th Lancers are represented by 3 of my former regimental officers. I send you my best wishes for a very successful commemoration today and for a most prosperous and peaceful future. Traduzione, saluto del colonnello Henry Brooke. Signore e signore di Arezzo, siete riuniti oggi per celebrare la liberazione di Arezzo del 16 luglio 1944. Vi do i miei più sinceri saluti. 70 anni fa, il 16 luglio, io ero a comando di una truppa di 4 carri armati, Sherman, della squadra B, 16° Lancieri, e arrivammo le prime truppe alleate ad entrare nella città in quel giorno indimenticabile. Come sapete, la battaglia per la liberazione della vostra città era lunga e difficile, coinvolgendo tante altre truppe alleate, di quali dovrebbero essere ricordate in particolare il 26° Brigata Armata, la Brigata Prima Guardia
e i nuovi zelandesi, i quali hanno lasciato molti uomini adesso sepolti al cimitero bellissimo di Indicatore. Nel 2011 il vostro sindaco Fanfani, da parte della città, ci ha fatto un grande onore di ricevere una placca in commemorazione per la nostra parte della liberazione d'Arezzo, e noi siamo molto fieri che si trovi appesa nell'ingresso principale del comune. In cambio mi ha presentato con questa placca con sopra il numero 1 Arezzo, di cui sono ugualmente fiero. La città di Arezzo ha un posto speciale nel mio reggimento e nei cuori delle persone ancora vive che hanno partecipato alla liberazione della vostra grande e stupenda città 70 anni fa. Sono molto dispiaciuto di non essere con tutti voi oggi ad Arezzo, ma il 17° Lancieri sono rappresentati da 3 dei miei ufficiali. Vi mando i miei auguri per un giorno di commemorazione splendido e di grande successo. Vi auguro un futuro prosperoso e in pace. Grazie ai Lancieri, e ricordo che alle 6 questa sera ci sarà la cerimonia al Commonwealth Cemetery in Indicatore. Passo la parola, do il benvenuto all'Arcivescovo Fontana che ci ha raggiunto e che ci ha omaggiati anche con la messa di stamani, e do la parola al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, Roberto Vasari. Buongiorno a tutti, autorità, gentili ospiti inglesi, carissimi cittadini, e con particolare anche emozione, se volete, che porto il saluto dell'amministrazione provinciale. Noi abbiamo iniziato queste celebrazioni oggi importanti per la città di Arezzo il 13 marzo scorso. Abbiamo celebrato in quell'occasione il 30° anniversario di quella medaglia d'oro che è appesa lì al gonfalone della nostra provincia, medaglia d'oro al valor militare. Questo è stato un territorio che ha visto nel passaggio della guerra, durante il passaggio della guerra, stragi infinite. Sono oltre 3.000 i caduti della nostra comunità nella lotta di liberazione durante quel periodo. Località che stanno scritte nei nostri cuori, ma direi nei libri dei misfatti della storia, che vanno da Civitella a Meleto, a San Pancrazio, alla Cornia, per arrivare a Vallucciole nel Casentino, per andare a Cortona, per non parlare di Arezzo, di quello e delle cerimonie che in questi giorni ci hanno visto protagonisti, a partire dalla strage insensata di San Polo. Devo dire che l'impegno della nostra comunità, di tutti noi, è che dietro a quella medaglia dobbiamo riconoscere la straordinaria capacità del nostro popolo, della nostra gente, di reagire anche a quelle situazioni così, così terribili. Lo diceva stamattina il nostro arcivescovo: la cosa bella di un popolo è che tutto ha partecipato alla, e purtroppo anche non volutamente spesso, e questa partecipazione di tutti la si può vedere in quei 34 sacerdoti che ha ricordato stamattina anche il nostro arcivescovo, e che erano stati oggetto anche di un convegno, se vi ricordate, in Sala dei Grandi. Ma dico questo anche perché quella fu un periodo in cui tutti stavano lottando e ci rimisero anche molte volte la vita perché alcuni ideali che stanno alla base delle nostre fondamenta democratiche ci dessero la possibilità di continuare a lavorare per il bene della nostra patria, per il bene comune. Ecco, con questo ricordo, con il ricordo
dei nostri caduti, ma con una proiezione verso il futuro, perché queste cerimonie hanno un senso se riescono a coinvolgere il più possibile. Io capisco perché poi gli anni sono tanti e conseguentemente il ricordo si fa flebile, però insomma l'impegno nostro delle istituzioni, io qui veramente insomma vedo la presenza di tutte le istituzioni del nostro territorio, con le nostre amministrazioni, l'impegno che ci dobbiamo prendere è quello di continuare ad onorare quelle medaglie che stanno appesi ai confaloni, che non sono solo una medaglia, ma dietro di essa c'è la sofferenza di un popolo intero. Grazie. Grazie Presidente, Monsignor Fontana, nostro Arcivescovo. We are very pleased to have representatives of British Army. For us, you are heroes who arrived to make us free in very difficult circumstances. So many thanks to keep us in your memory, and I can assure you that you all are in our heart. Credo che sia importante per noi cogliere il senso di questa presenza commemorativa come un'occasione per rivisitare quegli ideali che vanno oltre la presenza e la logica divisione tra le forze politiche che si bilanciano in quest'Aula, che è il simbolo della libertà e della democrazia della città. Io credo che sia molto importante ricordarci, almeno nei momenti istituzionali, che i padri ci hanno insegnato a essere insieme, i padri costituenti ci hanno fatto capire che pur nella discussione animatissima, gli storici presenti sono in grado di testimoniare tutto questo, ogni parte portò la sua porzione d'acqua perché ce ne fosse da dissetare tutti, e credo che allora fu fatto, siamo ancora capaci di farlo. Io vorrei che questa commemorazione del 70° fosse un invito al coraggio, uscire fuori da oppressioni che sono diverse. Quelle attuali sono oppressioni terribili perché vanno sull'economia, sulla condizione di vita della gente, sulla qualità della vita. Credo che la stragrande maggioranza degli aretini sia d'accordo che non è possibile far scomparire il welfare dalla nostra tradizione, che c'è bisogno veramente di provvedere a tutti quanti, e con queste considerazioni tante altre, un po' di benessere ce ne abbiamo veramente bisogno, la nostra, soprattutto i più poveri ne hanno un gran bisogno. Stare insieme è già un piccolo gesto, un piccolo segno per dire che abbiamo voglia di lavorare congiunti come i padri seppero fare. Grazie. Grazie Arcivescovo, e la parola per il saluto del rappresentante delle confederazioni della Confederazione Provinciale. Buongiorno, porto il saluto della Confederazione Provinciale fra le associazioni combattentistiche e partigiane e del suo presidente Stefano Mangiavacchi, che non ha potuto intervenire. Le nostre associazioni testimoniano oggi la memoria ed il sacrificio del popolo aretino durante la guerra di liberazione e si onorano rappresentare quegli uomini e quelle donne che hanno sopportato dolori immani e portano ancora oggi sul loro corpo, come il sottoscritto, i segni della sofferenza di quel conflitto. Siamo questa mattina tutti riuniti per celebrare l'anniversario della liberazione di Arezzo dalla dittatura fascista, un dovere per ogni donna, per ogni uomo che crea nella libertà
e nella democrazia una festa della libertà che rappresenta un momento di formazione civile e di memoria, ma anche un giorno di speranza per il futuro. La memoria degli eventi di 70 anni fa è un libro fatto di molte pagine, di tante storie personali e collettive, storie di individui che diedero una risposta alta e nobile alla sfida dei tempi, che seppero interpretare i valori profondi della civiltà italiana ed europea. Pagine che non abbiamo il dovere di rievocare, che abbiamo il dovere di rievocare come un simbolo del pellegrinaggio nei luoghi dove è nata la nostra libertà. Conserviamo dunque la memoria dei nostri caduti, quale monito per le generazioni future. Questo è il significato profondo della giornata della memoria che noi celebriamo, occasione per ricordare soprattutto a coloro che non hanno conosciuto la brutalità della guerra, i valori ispiratori di quella libertà che essi hanno il privilegio di vivere e il dovere di custodire. L'eredità spirituale e morale della lotta per la liberazione vive nella Costituzione, carta fondante della Repubblica, pietra angolare del nostro agire comune e della nostra rinnovata identità nazionale. Quei valori sono un patrimonio comune che deve essere condiviso e festeggiare da tutti. Grazie per avermi ascoltato. Grazie, un ringraziamento a tutti. Io ci tengo a precisare, oltre al fatto che ovviamente le celebrazioni non sono ancora concluse, continuano al Sacrario di fronte alla Prefettura, oggi con le celebrazioni al cimitero del Commonwealth in Indicatore, però ci tengo a precisare che non finisce oggi, nel senso il 70° anniversario della Liberazione, come ci siamo sempre detti, sarà un evento lungo un intero anno, fatto di tanti appuntamenti, da quelli istituzionali a quelli culturali. Ricordo che abbiamo in calendario la presentazione di libri, insomma tutta una serie di attività che ovviamente prosegue nell'anno, e quindi vi invito anzi ad essere presenti con lo spirito che un po' ha animato tutti gli interventi. Queste iniziative sono state rese possibili grazie all'intera comunità aretina. Quindi ci tengo a precisare che non è un lavoro solo ed esclusivamente del Comune di Arezzo, ma di tutta la comunità aretina, associazioni, enti, forze armate, prefettura, ognuno ha messo una parte importante per questo lavoro, con consapevolezza e con volontà effettivamente di costruire qualcosa rivolto al futuro. Io quindi ringrazio tutti, a partire da chi è al tavolo oggi, ma anche a chi non è al tavolo e nel tempo ha organizzato, ha promosso e ha lavorato. Simbolicamente abbraccio tutti, come dire, e vorrei però fare un omaggio simbolico, diciamo, per chi oggi è intervenuto e ha fatto il proprio saluto, e simbolicamente insomma vuole essere un omaggio un po' per tutta la comunità. L'omaggio è, si tratta delle acque forti del maestro Lucci, vedete lì l'opera del maestro. Più che un ricordo di oggi è un ricordo del 1944, di quel giorno del 1944, un passaggio diciamo dal buio della dittatura al grigio delle macerie, dove però già si inizia forse a intravedere una speranza. Ancora c'è tutto da costruire, però c'è diciamo un passaggio, quindi è un ricordo di quell'anno. Oggi invece abbiamo l'onere e l'onore di far sì che quel grigio continui ad acquisire luce. Quindi io mi permetto di omaggiare l'arcivescovo Fontana, il rappresentante Agnelli della Confederazione tra le associazioni combattentistiche, il presidente della provincia, i lancieri e il signor prefetto in qualità di rappresentante del governo, di quest'opera che il maestro Lucci ha realizzato per noi. Quindi passo, come dire, alla consegna. Ora diciamo il posto non è dei migliori per...
Bene, la cerimonia a questo punto prosegue al Sacrario dei Caduti Poggio del Sole. Grazie. Abbiamo sentito dunque le parole del vice sindaco di Arezzo Gasperini, che ha ricordato come il 70° della liberazione non è un evento da incorniciare, ma invece è l'occasione per cercare di fare qualcosa di diverso. Queste celebrazioni con i suoi 50 eventi sono state una novità rispetto a quello che era stato fatto in passato. Ha ricordato poi una storia triste fatta di sangue, di barbarie, di sacrifici e di stragi, ma questo diventa un ulteriore elemento per rafforzare il nostro impegno per un mondo migliore, ciascuno nel proprio piccolo. Il colonnello Henry Brook, che non era presente, ha lasciato un video messaggio dove ha ricordato come la città di Arezzo ha ricoperto un ruolo fondamentale nella storia del suo reggimento. Il presidente della provincia di Arezzo, Roberto Vasai, ha ricordato le oltre 3.000 vittime cadute nella lotta di liberazione, la medaglia d'oro al valor militare che si è conquistata appunto la provincia di Arezzo. Una lotta, ha detto, fatta da tutti gli aretini e non solo da una parte politica. L'arcivescovo Riccardo Fontana, dopo un saluto in inglese alla rappresentanza dell'esercito inglese, ha ricordato come questa sia l'occasione per guardare i nostri padri costituenti, che in un periodo molto difficile di forti divisioni seppero guardare ai valori importanti, all'unità, per poter far rinascere dalle proprie macerie un paese veramente allo stremo. Franco Agnelli, rappresentante della Confederazione delle associazioni combattentistiche, ha voluto ricordare come questa non sia una festa che ricorda persone, ma ricorda un intero territorio che ha saputo dare ciò che di meglio aveva per il bene comune. Ricordo che adesso le celebrazioni proseguiranno alle 11.30, dove ci sarà una deposizione di una corona di alloro al Sacrario dei Caduti in via dell'Anfiteatro qui ad Arezzo, e alle 11.45 in piazza Poggio del Sole al Monumento alla Resistenza ci sarà la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione di corone e di fiori. Poi nel pomeriggio le celebrazioni si spostano a Indicatore, dove alle 18 al cimitero del Commonwealth ci sarà una cerimonia in ricordo dei 1.267 caduti alleati. Poi le celebrazioni continueranno anche nei prossimi giorni, in particolare anche nel territorio al di fuori del comune di Arezzo, con tante altre iniziative. A me non resta che salutarvi e annunciarvi un buon proseguimento con i nostri programmi. Dal comune di Arezzo è tutto.